Colleghiamo con i tamarri perché oggi cercheranno di scippare la casa a qualcuno. Prego, Pippo. Tamarri. Faccio rispettare, buongiorno. Pronto? Sì, sono Massimo Indi Quartz, qua con Giovannino. Ciao. Senti, voi avete l'impresa di ristrutturazione, muratura, imbaccature, tutto quello che fa ura? Paura? Non ho capito, scusi. Pensa, tu non hai capito me. È mezz'ora che parli, sento solo dei versi. Questa è cugina di Giabba. Senti, Giabba, allora stiamo cercando dei muratori veloci e agili. Cioè, gente che sa lavorare in fretta. No, mi scusi, non la sento, la sento lontano. Un'ora che stiamo parlando. Ce l'hai i muratori che fanno le cose con i muri veloci? Pronta? Questa adesso la paga pesante. Pronto? Ehi, allora? Come parla? Ciao, sono Massimo Indi Quartz, sei muratore, zappatore dei muri? Bravi, sei tu? Cosa hai detto? Scusa, come parli? Parli strano. Che c'è? Massimino di quarto? Sì, sei tutto fatto la mattina? Ti sei limato i denti con la coca? Senti, sempre, bello. Sempre sono fatto. Mi serve un'informazione. Praticamente noi avremo la necessità di avere un'impresa molto agile e veloce che viene in questo appartamento nostro a Quarto Giaro. Mi viene in casa a un orario prestabilito e in una ventina di minuti mi devi abbattere la un pezzo di parete. Ma io ti abbatto, anche a te ti abbatto. Sai che ti buco forte? Ti buco fortissimo. Ma che cazzo di bucare? Sai che cazzo di buca? Ti buco a due. Anzi, ti sciabolo con la carta di credito, ti sciabolo il cranio come si fa con i tappi delle bottiglie. Hai capito? Scemo di merda! Sai che ti infilo una ruota nel culo, ti guido come un segue, faccia di merda! Certo. Senti, paraculo del cemento, allora ce lo fai sto lavoro che dobbiamo entrare in una casa e pigliarci una stanza. Sai che faccio io? Vengo con gli operai, no? Butto giù il muro. E poi mi fai un pompino. E poi ti prendo a te, tu ti riscendi come a te, li metto dentro e ti muro vivi. Ma baciami il cazzo. Allora dai, cerchiamo di ristabilire una comunicazione. Dai, non fare quello che fa il balord. Veramente, lo giuro. Hai scelto proprio l'impresa sbagliata, ho capito. Ma perché? Perché puzzate? No, che cazzo puzziamo? Scemo, io ti compro a te e tutti gli scemi come a te. Ma per fare cosa? Per lavarti? Sì, vuoi che sì, ti sciacquo? Sì. Allora fai una cosa, brutto coglione. Sì, dimmi. Dammi l'indirizzo. Dimmi, cuore che leone. Sento, che ti sai che per un vivo, muro, hai un cuore, hai un cuore enorme perché lo sento battere nel petto, veramente. Sì, sarà facile colpirlo. Madonna, anche certo, da distanza. Certo. Vai a certo. Sai che ti saccagno così forte di punti che non ti riconosco. Il coroner pensa che sei una pozzanghera. Ho la pelle d'oca. Ma stai zitto, coglione. Allora, devi venire in sta appartamento, fare praticamente un buco tipo porta, entrare in un'altra stanza e murare in fretta l'altra porta. Praticamente Occupiamo la casa. Non tutta la casa, solo una stanza. Va bene. E questo devo chiedere prima che iniziare a fare lo scemo di merda. Vedi che però Massimino, se noi buchiamo un muro e ci troviamo dentro un bagno, che cazzo ce ne facciamo? Un altro bagno? Fai due bagni. No, vi lavate, trovate il bagno e vi lavate. Certo, c'hai ragione, perché lavarci tua sorella, che magari è schizzinosa. Certo. Quella zoccola. Cosca cucciano. Senti, è zoccola. Senti, succhia cazzi. Allora, quanto vuoi per fare sto lavoro? 10.000 euro voglio. Perfetto, allora ti do 2.000 euro e il resto ti faccio circolare con le tue gambe sane. Ti pago in sushi, ti va bene? C'ho mezzo racket con un ristorante che rimane aperto perché lo dico io. Vado, ok, voglio infilarti due dita negli occhi, una in bocca e usarti come palla da bowling. Però ti devo rasare prima, però ti raso accarezzandoti. C'ho voglia di buttarti nella betoniera per farti girare che non muori. Che cazzo. Sai che a 40 centimetri dal mio corpo già ti sei cagato addosso. Ma il tuo nome come cazzo ti chiami nel mondo? Sai che non me ne frega un cazzo. Da ora in poi ti chiami Edil e basta. Certo. Bravo, ti chiami, da ora in poi ti chiami Succhia Cazzo. La tua azienda si chiama Succhia Cazzo. Succhia Cazzo Desio, ti va bene? Ti deve andare bene per forza perché l'ho detto io. Da oggi a Desio c'è Succhia Cazzo. Io vengo lì. Sì. A mi te. Succhi l'uccello, mi appoggio i peli. A quello che sta parlando. Ma lascialo parlare. Vi prendo di muro vivi. Ma stai zitto. Adesso non ti do più 2.000. Adesso non ti diamo più 2.000 euro. Te ne diamo 50 euro, scemo. Scemo di merda. Step into the hardcore zone. Oh, me rotti i coglioni. Io ti spacco tutto, pezzo di merda. Infame del cazzo. Ma che cazzo vuoi fare? La devi fare, la devi succare. Buongiorno. Pronto?
Sì? Buongiorno, salve, sono Giovannino. Sono qua con mio cugino che volevamo fare una cosa con la nostra casa. Andiamo... Qua dove? Eh? Qua dove? Qua, dove siamo noi adesso? Siamo qua a Milano, in provincia di Milano. Quarto giaro. Sai che non ti do uno schiaffo perché sei donna? Aia. 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 Ma sai che invece non ti piglia calci nel culo perché sei lontano? Brava, trattami così che mi stai rapando. Minchia, grande questo! Ma cosa vuol dire? È la numero uno del mondo! Cacco di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo stocca perché arrivano i tamarri. Panico, 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 panico. Che bestie, cazzo. Paura.